Buonasera. Stasera apriamo la nostra trasmissione dandovi lettura delle ultime informazioni che ci giungono dall'antica Roma. In ambienti bene informati si vocifera che, respinti gli attacchi dei Volsci, degli Equi e poi dei Galli, Roma abbia intenzione di espandersi verso sud, vicino a Capua. Ma a quanto pare anche i Sanniti guardano a Capua, tanto che i cittadini di questa importante città hanno chiesto aiuto proprio a Roma, pensate. Capirai, non aspettavamo altro, ci ha dichiarato un alto esponente della politica romana. A questo punto lo scontro tra Sanniti e Romani appare inevitabile. E che succede? Tutto quanto lì cristiana è la terra. Complimenti e buonasera. Buonasera. A cosa dobbiamo l'onore? Voi chi siete? Noi siamo il Sannita della Montagna, che lo gusto ci guadagna. Ah, il Sannita della Montagna. Lei è venuto a portarci la testimonianza sugli eventi bellici della prima guerra sannitica, per caso? Sì, vabbè, noi siamo gli Abruzzi Brothers. Per Bacco. Look, one, two, three. Sì, capite che potenza. Complimenti. Senta, lei ci può illuminare sulla questione? Beh, dove mi appicciare la logica? Ma che teniamo l'occhiale? Che è successo? Ci dica lei, che vuole sapere? No, usavo un linguaggio figurato. Ci racconti com'è andata con i Romani? Dunque, è successa una cosa strana. Mentre io e sta amici miei stavamo scendendo dalla montagna, no? Per andare a Roma per il Natale, a suonare per il Natale. Guardi che all'epoca vostra il Natale ancora non c'è. Voglio fare no, così. No, il Natale di Roma. Ah, lei parla del 21 aprile, il Natale di Roma. Esattamente. Ho capito. Una curiosità, ma voi perché vi siete vestiti così un po' pesanti, no? Ah, adesso ci siamo alleggeriti, siamo pure un po' freddi. Comunque guarda lui, ancora sta bella coperta, guarda qua, guarda. Col dopo sì. L'altro giorno un barboncino gli si è attaccato, l'aveva pigliata per una femmina, non gli si staccava più, un quarto d'ora ci è rimasto. Hai capito. Senta, vabbè, ci racconti su dei fatti della prima guerra sannitica. No, dunque è successo questo. Sì. Io ce l'avevo detto all'amici mio, quando andavamo a Roma non ci dovevamo andare in tante, in troppe. Ma capite? Ci siamo andati tutti assieme. Dico, non ci conviene, prima non ci danno una lì. Poi sai lo romano come sono fatto. E scambiano per un esercito. Questi che si ingazzano e ci cacciano via con un calcio per lo culo, ha capito? Vabbè, la prego, un linguaggio un po' più. Mentre stavamo suonando, poi, one, two, three. Aridagli. Bravi, bravi. Hai visto un polverone, no? Ehi, andate via di un polverone, erano tutte le romane armate in Aridagli, scusi, no. Un po'. Siamo in televisione. Noi ci siamo tanto meravigliati, però sa com'è, per i romani è meglio sempre starsene accorto. Ce l'hanno presa e l'hanno pigliata e squagliata dall'altra parte. Ci siamo messi a cura, le romane ci venivano appresso. Okay. A cura, ma in certi momenti se siamo girate, le romane non ci stavano più. E com'è? Perché noi avevamo cominciato a correre su un pinzalite per la montagna. È faticoso. Si giù in coppa in cima dentro delle gole delle forche caudine, no? Allora Romano lo sa com'è, quella scansa fatica. Quando ha visto che correvamo in salita, ha detto, perché tu mi fai sta fatica a correre in salita? Noi chiamiamo e curiamo in discesa. E, vabbè, e così curiamo verso Capua. E perché? Poi non te lo so dire perché. Perché cazzo sono andato a Capua. Tu lo sai perché cazzo sono andato a Capua. Se ce lo chiedi non te le potremo dire. Ecco. Perché sono di a capo. Noi però sappiamo una cosa, questa la sappiamo. La sappiamo bene che il prossimo anno noi torniamo a Roma a suonare per Natale.
perché noi abruzzesi siamo i sanniti, insomma, vabbè, non so. Capo tosto, hai capito? Sì, ma capo suonato tosta. Amico suo, one, sentito. Two, three. E beh, torneremo a Roma a suonare per Natale. Bravo. Questa volta, io ho detto a tanti amici miei. Come fate? Sai come fa? Noi trasimmo per le porte di Roma, uno per volta la chetichella senza farsi un accorto. Da tutte e 33 le porte di Roma. Piano, piano, all'imbrasante suonava piano, piano così. Come? Buonasera, cari amici. Grazie, grazie gli Abruzz Brothers, grazie tante. Beh, questa testimonianza curiosa ci lascia un po' perplessi, però proseguiamo noi col nostro racconto e con le nostre notizie. I romani sono ormai a Capua e come rimborso spese per il viaggio occupano la città. La città di Capua è spaventatissima e quindi chiede aiuto ai latini. Insieme ai latini impegna i romani in una severa battaglia, però i romani alla fine hanno la meglio, hanno il sopravvento. Non senza però avere compiuto come al solito quegli eroici gesti di sacrificio. Il primo che vi vogliamo segnalare è quello che riguarda Tito Manlio Torquato. Il secondo è quello del console Publio Decio Mure. Siamo in grado di mostrarvi due eccezionali reperti storici, i documenti militari di riconoscimento dei due grandi condottieri. Ecco, qui vedete Tito Manlio Torquato, un giovanissimo generale, e da quest'altra parte Publio Decio Mure. Ecco, su Publio Decio Mure sono nati molti circoli. Il suo gesto eroico, voi ve lo ricorderete certo, il da solo si lancia al massacro contro l'esercito nemico. Ecco, siamo in grado di collegarci col primo circolo che è nato in onore del suo nome, con il signor Sakamoto del Kamikaze Club Decio Mure. Ave! Ave, signor Sakamoto, lei si può definire il primo kamikaze a piedi della storia. Kamikaze Club Decio Mure. Sì. Quello che vorremmo sapere, signor Sakamoto, è perché... Sì. Ecco, signor Sakamoto... Sì, perché voi... Ave, su quello non si discute. Signor Sakamoto, vorremmo sapere perché fate queste cose, perché... Ave, lancia. Ave. Ecco, no, come, non ha dato la capocciata a me. Ave, lancia. Ave. Adesso sta prendendo le misure, ma vedete che prima o poi... Ave, lancia. Ave. Yeah. Ah. Ci dispiace, l'interrogativo non trova risposta. Comunque il sacrificio di Publio Decio Mure porta Roma alla vittoria. E constatato come si sono comportati i latini, che da alleati Roma se li è ritrovati nemici, alleati con Capua, decide di cambiare tattica. Da questo momento adotta quella che verrà definita la tattica del divide et impera. Cioè, nel senso, ve meno uno per volta e comando solo io. Chiaro? Adesso io non so se ha detto proprio ve meno uno per volta. Comunque, il concetto non so se ho reso l'idea. Ecco, si conclude così la prima guerra sannitica. Ora i romani, sapete cosa fanno? L'appetito viene mangiando, buttano l'occhio su Napoli. E ai rozzi legionari romani, ai rozzi romani, Neapolis deve sembrare una delle sette meraviglie del mondo. Cosa c'è, cara? Ah, un'agenzia. Grazie. Dunque l'agenzia è arrivata proprio in questo momento, ci informa che i romani sono alle porte della città di Napoli. Perbacco, come vedete la storia è in diretta. Sì? Sì. Bene. La regia mi dice che siamo in grado di collegarci con Napoli per vedere le immagini di questa invasione, possiamo chiamarla così, di questa occupazione da parte delle truppe romane. Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Buonasera, lei è il... Sono il barone Duduca da Cesere. Buonasera. E lei è? Noi siamo della televisione. Bravi, bravi. Ci fa piacere, ci fa piacere. Dica, dica. Barone, scusi, com'è la situazione oggi a Napoli? No, tutto regolare, tutto bene, come sempre. Nulla di strano, nulla da rilevare, neanche... No, veramente una cosa di strano c'è, non sono arrivati i babà. Questa è una cosa tremenda. Questo è un guaio, questo è un guaio. Le altre cose come stanno andando? Ah, per il resto tutto regolare, tutto benone come al solito. Non siamo qua io e i miei amici, mi permettete che vi presenti? Prego, prego. La principessina. Buonasera. Buonasera, molto piacere. Principessina di Castelvolturno, principessina, il mio amico Fefe. Buongiorno. Il mio amico Fefe, dei Padre Benedetto. Buongiorno, buongiorno.
sorelle di sotto, fai vedere i lombi, fai vedere i... Avete capito? E si sta qua, alla taberna di Ciccio, bravo Ciccio. Belli belli, si piglia il sole, si guarda la nostra bella Neapolis. È vero, Fefe? Che aria, che freschezza. Ci vediamo una nicchia di sole. E ci beviamo un po' di caffè. Di quello buono, con tre C, cacchio tu goccia. Bene, bene, barone. Ah, mamma mia, bella, ma che ci importa, che ce ne fa? Ma che è il suo clamore, Cristina? Ma cos'è, no, Pepe? Che è su? Roba di ferraglia. Si sente un gran clamore, ma che ha vinto il Napoli? Ha vinto il Napoli, arrivami domani, Ciccio! Bravo! Facceli oggi per pranzo! Abbondanti! Romani freschi freschi! Abbondanti! Ma tu sai che sposti i romani, però? Io non lo conosco. Io non l'ho mai mangiato! Mai mangiato? Deve essere un piatto locale! Ah sì, sì! Certamente! Sì, Pepe, tu hai girato, sai che sono sti romani! No, 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 deve essere una compagnia di attori di teatro! Sì, sì, è vero, è vero! Guarda, vero, stanno mascherati! Sono quelli che, scusate, giovanotto, ma che siete venuti a fare il teatro? Teatro? Sì. Cosa è? Come cosa è? Cosa è? O Sant'Apollo mio benedetto. Oh, Gesù. Ma che caproni, come sono ignoranti. Non conoscete il teatro, non sapete che si fa la commedia, non sapete. È terra di conquista? O Santa Marte. Sant'Apollo, questo non mi sa niente. No, questi sono mezzi di dove viene? Dalla montagna. Ma no, dalla montagna del sapore venite. Scusate, giovanotto, ma esattamente da dove venite? Da dove venite? Da Roma. Roma, non mi sovviene. Anche a me, Roma. Non la conosco. Oh, mamma mia bella, che carattere che hanno sti romani. Io non me la dico. Fefe, tu che hai viaggiato, sei arrivato a Portici. Sai che è sta Roma, dove sta? Dottor, perdonami, no, io purtroppo se non sono alberghi chic, se roba di un certo livello, non li frequento. Quando hai ragione, quando hai ragione. È una città fondata da Romolo. Romolo. Ma chi è questo scurracchiato di Roma? Ma che carattere che c'hanno questi romani? Abbiate pazienza, perché ci possiamo tenere tutta a memoria. Noi siamo a Napoli, siamo bene. Ah, ho capito. Voglio, Romolo deve essere il fratello di Proculo, quello che tiene il banco di Anguria, di Cocomberi. E certo, naturalmente. Noi stiamo qua a Napoli, due chiacchiere, un caffè. A noi gli altri non ci interessa, ne avete capito, perché che ci manca? A Neapolis abbiamo tutto, teatro, feste, bella gente, posti incantevoli, ammirate, ammirate. E soprattutto il ba, ba, ba ba. Ba ba. Bu, bu. Come bu? Beh, questo vedete, non serve. Vedete, vedete, Urmano sta guardando la tavola con tanto d'occhi. Tenite fame. Ha sentito l'urlo. Un romano non ha mai fame! Ah, ma come sei cazzo, romano? Figlio bello! E questo sta nervoso perché non ha mangiato. Fate vedere che teni quello zaino. Guardate, mi sa che questi marciano. Sì, è vuoto! Guarda. Apriamo subito. Mi pare una cosa da poverelli. Oh là là! Un zaino albanese, per sempre, guarda. Che c'hanno? Che? Oh, maronna, bebè! Pasta e ceci! Alimentazione povera, ipocalorica. Ma sì, questa è proprio una cosa tremenda. È il menù del soldato. E poi che c'hanno ancora? Guardate, una frittella grigio-verde. E questa è la pizza mimetica, militare, grigio-verde e mimetica. Guarda quanto è carina questa, quanto è carina. Di che fatta, Pepe? Dudu, marino di cavolo. Oh, povero guaglione. Mamma mia. Figlio mio bello, come state inguagliati forte voi a Roma. La resa? Salva. Sentite, giovanotto, fermatevi con sto coltello, pigliatevi la sedia, mangiate un pezzo di pizza e Ciccio, un bicchiere di vino per il bel giovane romano. Al gatto. Porta via quella fedenzia, sì. Ah, favorite, guarda che favorite. Fame che tiene sto giovanotto. Voi dice, fate di noi. Ma sentite un po', giovanotto, ma sempre mascherati così ve ne andate in giro voi romani? All'incirca. E che è sta cosa che tenete? L'origa. Si chiama l'origa. E sta spazzola che tenete in capo, che è? Paolea. Senti quanto è pesante, Pepe. Ammazza, un galeone. Ciccio. Sì, Ciccio, non fare il fesso, porta qua, non facciamo brutta figura. Prego. Ritagli la nave, il galeone, qua, adesso ci va rotto. E quell'altra canna lì, che cos'è? È il pilum. Pilum. Questi sono venuti a Napoli, poi gli facciamo pilum e contro pilum. Ma è carina questa, ma è carina. Bello capocchiaone. E quell'altra canna lì con quella gallina in go. Mamma mia. Quello
è il distintivo del comando della nostra legione. Hai capito? Perché noi abbiamo un compito: conquistare prima l'Italia e poi il mondo. Bravo! Bravo, ragazzi! A me piacciono i ragazzi volenterosi. Guarda che bel cara, bravo, bravo. Conquistare, ma da dove cominciate? Un'altra volta. Da qui. Beh, questo è un bel posto, perché da ciccio, devo dire. Vinello, spaghettini, bravo, bravo. E quando cominciate? Quando cominciate? Subito! Perché noi siamo venuti a salvarvi dai Sannizu. Dai Sannitucci! Dai Sannitucci! Ma noi siamo pappe ciccia! Ma perché? I Sanniti della montagna, quelli scelti apposta per noi, quelli vengono, comprano il pesce, ci lasciano i tindini e se ne ritornano in coppa. Basta con voi greculi! E piedi! Mani in alto! Faccia il muro! Ecco, vedete, come appare chiaro da queste immagini, l'occupazione di Napoli è già avvenuta. Alla luce di questi eventi, i Sanniti, sia del piano che del monte, prendono coscienza del pericolo romano e, messo su un potente esercito, affrontano i romani presso le gole di Caudio, vicino Maleventum, e li sconfiggono. I romani sono costretti a subire l'affronto. Debbono passare sotto le lance incrociate dei guerrieri Sanniti, le cosiddette forche caudine. Abbassano la testa, chinano il gobbone. Ecco, pare che sia stata veramente un'atroce umiliazione. Dimmi, cara. Un'agenzia. Un'altra. Sì. Questa sera c'è un grande lavoro per le mie studentesse. Ecco, dunque, questa agenzia fresca fresca, arrivata orora, dice che i Sanniti abbiano sottoposto i Romani con particolare goduria e piacere a questa umiliazione all'accanto di Vavemo imbottigliati col vino di ho capito, ma avevamo imbottigliati col vino dei Frascati. Poi, come facevano i Sanniti a avere il vino dei Frascati? Forse era quello che si erano portati i Romani in battaglia. Comunque, i Romani cosa fanno per reagire? Ora, portatemi quella cosa che mi sono preparato per far capire al nostro pubblico come... Sì, ma che? La ruba bandiera? Preso, ecco. Grazie, cara. I Romani cosa fanno? Si fanno un nodo al fazzoletto grosso come una casa, riorganizzano l'esercito e le loro legioni mettono la freccia verso Boviano, la capitale sannitica, la travolgono e sullo slancio arrivano di corsa sul mare Adriatico. Per la prima volta i Romani vedono il mare Adriatico. Un'altra agenzia. Che oggi è un via vai, bolle il fax questa agenzia. Dunque, pare che un legionario romano, alla vista del mare Adriatico, abbia esclamato: ammazza che spiaggia, questo è un bel posto per venirci in vacanza. Vabbè, non tutti i giorni escono fuori frasi storiche o tutti abbiano il potere della sintesi come Cambron. Comunque, i romani ci ritornano sul mare Adriatico, ma per la guerra. Ecco, contro di loro a questo punto si forma una coalizione mai vista sino allora. Sanniti, Etruschi, Umbri, Lucani, Sabini si coalizzano per combattere contro Roma. Una forza multinazionale, insomma una specie di ONU. L'esercito che mettono su è imponente, mette anche paura, però perde. Sì, perdono, gli alleati perdono perché non hanno un comando militare unificato, come si direbbe oggi. E così le prendono. C'è da segnalare nel campo romano una replica dell'episodio di Decio Mure, sì, il figlio di Decio Mure, il famoso eroe che abbiamo sentito prima, Decio Mure II, che trascina l'esercito romano alla vittoria immolandosi da solo contro il nemico. Ecco, anzi, voglio farvi vedere un busto proprio dedicato al gesto eroico di Decio Mure II. La seconda guerra sannitica si è conclusa, ora i romani, da dove sono arrivati, alzandosi sulla punta dei piedi, riescono a vedere Taranto, la bella Taranto. Una città ricca, opulenta, colta. Pensate, Taranto è sede di un'importante università. I romani ricchi mandavano i loro figli a studiare a Taranto. Ave. Ecco, ci è venuto a trovare uno studente della Tarentum College, dell'università tarantina. Cosa devo l'onore della visita? Le ho portato questo dolce tipico del nostro terra. Patatine fritte. Patatine fritte, un dolce tipico tarantino, sapevamo. E da lì viene... Che? Gli si muovono le famose fish and chips, grazie tante. Ave. Allora, i romani cercano un pretesto, ave. I romani cercano un pretesto per attaccare briga con Taranto. Ave,
Avevamo fatto tardi qui con questo giramento di grazie. Scusateci, signori, i romani abbiamo un pochino perso i freni inibitori. I romani cercano un pretesto per attaccare Briga con Taranto. Sentiamo però da un testimone oculare come sono andate le cose. Il capitano Marina Tarantina, ci sfugge il nome adesso, il signor... Pronto? Vediamo se c'è il collegamento, pronto? Salve! Certo che... Buonasera. Questi romani sono tremendi, sono tremendi! Ma perché dice che sono tremendi, scusi? Perché dico così? Perché noi ci avevamo un trattato... Noi avevamo un trattato? Oh, sì. Un trattato. Insomma, avevamo stipulato un accordo. Okay. Hai capito? Sì. Avevamo stipulato un accordo con i romani non potevano oltrepassare Capo Colon. Scusi. Ma... I romani non potevano superare Capo Colon. Capitano, ma non abbiamo capito che vuol dire una cosa di stomaco, di intestino. Ma perché non mi faccio capire? Come ho parlato, scusa? Cap colonne! Adesso è chiaro, fino in fondo l'ultima sillaba. Perché i romani, col fatto che avevano occupato Capua, conquistato Capua, allora la dovevano difendere da Napoli. Mm. Poi col fatto che dovevano difendere Napoli, hai capito? Hanno Benevento. Poi? Col fatto che dovevano difendere Benevento, vogliono occupare Taranto. Perché ci hanno sempre sfottuto, prima per via terra. Certo, loro sono arrivati adesso, via terra. Adesso hanno cominciato a sfotterci anche via mare. Pure via mare, perché dice che loro tengono bisogno dello spazio vitale. Ma quella è una tecnica, sai? Hanno bisogno dello spazio vitale, devono pigliare l'aria, gli serve l'aria. Ma allora perché non se ne vanno in montagna? Come quella di mare. Guarda qua. Sì, è bene. Guarda qui che ci sta, no, perché... Grandissimo porto. Che c'entra Taranto? Come? No, adesso non sono soddisfatti finché non sbarrano sto capocolo. Come non sbarrano? Non oltrepassano. Hanno cominciato sì. Da qualche giorno. Sì, e che fa? Coste navi, avanti in tre coste navi che sculettano, si fanno vedere. Per provocarvi. Addirittura, professore, ci hanno parcheggiato sotto alle finestre di casa nostra. Questo non mi pare una cosa carina, vero? Allora, quando è truppo, è truppo. È truppo, cioè. No, che abbiamo fatto? Che avete detto? Gli abbiamo mandato la nave col vigile che ci ha fatto la multa. Ma i romani sono strafottenti, non ci importa niente. Ma che dice, noi paghiamo la multa, ma qua restiamo. Bisogna allora aumentare le multe. Il giorno dopo gli abbiamo mandato la nave attrezzi, che ha pigliato la nave romana e se l'ha rimorchiata nel parcheggio delle navi comunali. Ma voi già fate perché ancora non teniamo la nave con le canasce che ce le mette alle angole. Quella neanche noi oggi, sa? Niente, che hanno fatto? Ancora non ce l'abbiamo. Sono venuti, hanno sbarrato Capocolonne. Cioè hanno superato Capocolonne. E ci hanno messo altre navi, questa nave che tenevamo noi. Allora noi stavolta ci siamo proprio scocciati, gli abbiamo dato fuoco. Vabbè. Noi siamo i romani hanno dato fuoco. E come hanno reagito i romani? Che c'ha? L'hanno preso. Come l'hanno preso? Si sente bene? Sono ingazzati, questi romani sono ingazzati. Vabbè. E noi stiamo pure un po' preoccupati. Perché lo credo. Taranto è una città civile, tranquilla, tiene l'università, i teatri, noi commerciamo, non siamo adatti alla guerra. Però lei è marina militare, scusi. Dice queste abbiamo cose. Messo un annuncio. Dove? Un annuncio sul giornale. Per abbiamo che fatto i telegrammi. Oh, questo l'ho capito. Sì, cercasi generale disposto a contrastare esercito romano, lauda provvigione. Cercasi generale anche non pugliese. Cioè pugliese e non. Vanno bene tutti, no? Ma perché voi non c'è... Chi si è presentato? Pirre Glepi. Pirro? Pirre Glepi. Non si è capito, scusi, ripeta un attimo. Pirro, re delle Piro, oh, un ragazzo che è venuto dall'Albania. Le Piro, sì, il famoso Pirro. Un sacco di navi, di uomini, un esercito, un ragazzo volenteroso disposto a menare le mani, non è contento se non va una guerra. Fa il militare quando di professione. Quando c'è costato il viaggio, speriamo bene. Tanto, Però, professore, non mi faccio parlare. No, dica. Si è portato un'arma segreta micidiale. Dica, che si è portato? Sì. Una bomba, veramente. Ma va, già un animalone enorme, quattro zampe, due zanne, tremende. Questa no, è tremendo. E un naso solo. Uno solo. Ma lungo. La proboscide. Sembra un tubo flessibile. La proboscide. Un tubo flessibile, quello piglia la roba da sopra, da sotto, con suo naso.
fa carne di porco. Sì, sì. L'elefante sarebbe quello, glielo dico. Non lo so come si chiama, perché io non l'ho mai visto, non lo conosco. Elefante. Poi se i romani non tengono un elefante patriot, poi sono fregati. Noi con l'elefante scudo nostro a polpette li facciamo. Ma certo, come sono tremendi. Certo, senta, ma mi pare che... Se, comunque capitano, gli abbiamo pagato vitto, alloggio, il trasporto, però con sto generale pirro. Non si sa come va a finire, ci abbiamo pure fatto una bella assicurazione con i Lloyd di Londra. E avete fatto bene, sa, avete fatto bene. Senta, ecco, capitano, fatto. Capitano, mi scusi, come mai lei dondola e ogni tanto sembra che si sente male, sembra che ha il mal di mare? Lo so, lei mi ha visto così, io non so perché, ma mi fa male il mare, non dovevo stare in marina. Beh, si poteva far mandare nei bersaglieri, così almeno stava a terra. Lei è a terra, stu. Anche adesso? E come mai dondola? Ah, vede, lo vede. Ma no, così fa scoprire tutto il trucco. A terra sto. Ma perché si è messo sta cosa per dondolare? Però se non dondolo, non sto contento, perché io sulla nave sto dritta, a terra invece mi faccio così. Mi ricreo il movimento della nave. Perché a terra allora starebbe peggio, starebbe. Nico! Questi chi sono? Dai, Nico! Questi chi sono, scusi? Nico la prima e Nico la seconda. Ah, vanno a Sanremo come Franco prima e Franco quarto. Grazie, Nico. Capitano, la ringraziamo così, molto. Me la rotolo fino a casa. Vabbè, se c'ha pazienza. Diamo Nicola. Buon viaggio. Con la prima e con la seconda. Buon viaggio. Così, sono... Sì? Pronto? Scusate. È la regia che mi comanda. Ah. Davvero? No. Per questo non so mica... Sì, i buoi lucani. Sì, sì, benissimo. Sì. E che è successo? Ho capito. Sì, ho capito. Ci siamo, è confermato. Pirro, re dell'Epiro, è entrato in contatto con le truppe romane. Pare che ci sia stato uno scontro durissimo con le truppe romane. Si segnalano inoltre tamponamenti a catena di elefanti. Per questa sera è tutto. Nella prossima puntata vi daremo gli sviluppi della situazione giù nelle Puglie con Pirro, re dell'Epiro. Qui SPQM, a voi la linea.